Ma dispiace che pagiamo gli occhi. Un'altra volta, evidentemente, l'analisi sulle questioni di merito che riguardano la campagna elettorale di Gioia del Colle, perché mentre il 6 e il 7 di maggio si voterà Gioia del Colle per rieleggere un'amministrazione ovviamente in grado di farla funzionare la macchina amministrativa, nella stessa contestualmente in Francia si voterà per l'elezione del Presidente della Repubblica, della Presidenza della Francia come articolato dal risultato del primo turno fra Hollande e Sarkozy. Naturalmente è del tutto evidente che questa cosa, grazie al Presidente per essere qui stasera, per essere qui in mezzo a noi. Delle questioni personali e diciamo locali ne parleremo magari anche sabato, domenica, perché ci sono altri appuntamenti, dei risvolti importantissimi che le scelte che faranno in Francia avranno sullo scenario internazionale, su quello europeo, soprattutto per lo sviluppo del recupero della competitività nei territori e nelle aree della nostra cara Europa. Ovviamente probabilmente il Presidente D'Alema ci darà un chiarimento su alcune questioni che ci sono ovviamente care, quello che riguarda ovviamente l'Italia in una fase come questa e guardare con un occhio di attenzione ad Hollande, perché probabilmente gli equilibri si sposteranno e quindi anche la Germania, in questo ultimo periodo estremamente conservatrice nei confronti delle politiche di rigidità, nei confronti dei bilanci europei, probabilmente potrebbero essere indotte ad un mutamento. Quindi io ringrazio tutti coloro che questa sera ci hanno gratificato con la loro presenza. Passo la parola all'onorevole D'Alema, che ovviamente ci darà un quadro sicuramente meglio, più ampio, meglio chiaro. No, grazie Presidente. Buonasera, grazie carissimi amici, cari compagni, scusate, noi veniamo di corsa da Terlizzi. Le campagne elettorali hanno sempre questo ritmo, diciamo. E questa campagna elettorale, in un clima ancora così abbastanza freddo, è tuttavia anch'essa destinata a lasciare un segno nella vicenda politica italiana. Innanzitutto è una campagna importante per Gioia del Colle, anche se naturalmente non spetta a me parlarne, ma è evidente che per la vostra città c'è l'occasione di tornare ad avere un sindaco. Che è sempre una cosa buona, diciamo, nel senso che è utile alla città tornare ad avere una guida credibile, in grado di affrontare i problemi cittadini e in grado di affrontare insieme a tutti voi le difficoltà di una crisi che noi avvertiamo così pesante sulla vita di tantissime famiglie italiane. E io vorrei partire proprio da qui, da questa condizione che si avverte in questa campagna elettorale, che è una condizione di malessere, di sofferenza sociale, che è il peso del dramma della disoccupazione per tante famiglie che vedono ragazze e ragazzi senza un avvenire sicuro, che è la condizione di molti che vivono di salari e stipendi che non sono sufficienti per affrontare la possibilità di arrivare decorosamente alla fine del mese. E questa sofferenza sociale si trasforma anche, è comprensibile, in sentimento di sfiducia verso la politica, verso le istituzioni, verso i partiti. Vedete, in questa campagna elettorale probabilmente non è la destra l'avversario più insidioso che abbiamo di fronte, perché la destra è un movimento morale, è tale da rendere questa prospettiva non più proponibile all'Italia. Il pericolo vero è quel sentimento di sfiducia
quel senso di rinuncia che sembra crescere nell'opinione del Paese. E spetta a noi innanzitutto dialogare con i nostri concittadini. Vedete, io credo che bisogna stare molto attenti quando si parla dell'antipolitica, perché il sentimento di protesta dei cittadini è legittimo ed anche quando si esprime in forme che possiamo non condividere deve essere ascoltato e compreso. Altra cosa è chi strumentalizza questo sentimento. Altra cosa. Noi dobbiamo ripartire dalla realtà del Paese, dobbiamo riportare la politica tra la gente, perché soltanto a contatto con la realtà vera del Paese, con i sentimenti veri della persona, la politica può ritrovare le sue ragioni e la sua legittimità. E dobbiamo ripartire da qui per costruire un futuro per l'Italia. Un futuro diverso rispetto alla condizione che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. È finito il tempo delle avventure, dei sogni, delle sciocchezze. Vedete, in questi giorni noi leggiamo sui giornali le cronache delle vicende giudiziarie, Berlusconi, il suo mondo burlesco. Viene fuori un mondo impressionante, il mondo in cui viveva il Presidente del Consiglio di un grande paese industriale nel vivo della più drammatica crisi che il mondo abbia vissuto dopo la crisi del 1929. Leggete sui giornali le cronache del mondo in cui viveva Silvio Berlusconi. Vengono alla luce le cronache della Lega Nord. E adesso possiamo forse leggere tutte queste vicende sorridendo, ma provate un attimo a pensare che questi erano gli uomini che fino a qualche settimana fa guidavano e governavano il nostro paese. Pensate da quale vicenda esce l'Italia. E non ci possiamo stupire se da questa vicenda esca un paese così duramente provato. Non ci possiamo stupire se oggi noi siamo costretti a pagare il conto delle sciocchezze, delle illusioni nelle quali la destra ci ha portato a vivere negli ultimi anni. Il risveglio amaro. E la via per uscirne non può che essere quella del ritorno alla serietà della politica. Vedete, la cosa che mi preoccupa di più è questa immagine falsa in cui tutto rischia di essere travolto, tutto uguale, i politici. Ora io credo che noi abbiamo il dovere di dire alcune verità al Paese. Quando il centro-sinistra ha lasciato il governo del Paese il debito pubblico era il 103,5% del PIL. E lo spread fra i titoli italiani e quelli tedeschi era 34 punti. Se poi noi siamo arrivati sull'orlo dell'abisso, se è stato necessario un governo di emergenza e i sacrifici di oggi, questo non deriva dai politici, deriva dalle responsabilità che ha avuto il governo di Berlusconi, Bossi e Tremonti negli ultimi 3 anni. Sono loro. Tutto questo ha un nome e un cognome. E noi non possiamo, lasciate che io vi dica, neppure accettare questa immagine che in questo momento sembra salire, sono i grandi giornali, soprattutto i grandi giornali del nord, i grandi giornali della borghesia che alimentano questa immagine. Da una parte i tecnici che incarnano la competenza e l'onestà, e dall'altra parte i politici, che sono naturalmente ignoranti e disonesti. Ora, sinceramente, io ho fatto parte del governo del Paese in 2 fasi diverse. La prima volta il ministro dell'Economia si chiamava Carlo Azeglio Ciampi e la seconda volta si chiamava Tommaso Padoa Schioppa.
e non credo che queste personalità che hanno fatto parte di governi politici avessero nulla da imparare dai tecnici che oggi governano il nostro paese. E non è vero, dunque, che la politica esprima incompetenza. La buona politica va a braccetto con le migliori competenze, le migliori conoscenze, le migliori qualità del paese. Noi dobbiamo rivendicare la buona politica e la soluzione dei mali del paese non deriva dall'abbandono della politica, al contrario, deriva dalla necessità, la prospettiva è quella di una svolta politica. Vedete, se in questo momento c'è una speranza, poco fa veniva detto, questa speranza è che l'Europa possa essere spinta ad uscire da una politica di austerità, di tagli, ed essere incoraggiata finalmente a riprendere la via dello sviluppo economico, del lavoro, dei diritti sociali. Ma questa speranza da dove viene? Viene dal fatto che in Francia, probabilmente, tutti lo speriamo, la sinistra potrebbe vincere e spezzare quell'asse conservatore Merkel-Sarkozy che ha soffocato l'Europa. Vedo ancora, persino Tremonti riscopre i suoi giovanili ardori socialisti, diciamo, e tutta Italia sembra tifare per François Hollande. La verità, vedete, che se c'è una speranza, questa non viene dall'abbandono della politica, viene dalla politica, anzi, usiamo la parola giusta, viene dalla sinistra. E dalla possibilità che la sinistra torni a governare in un grande e decisivo paese dell'Europa, rompendo il dominio delle destre conservatrici. Ecco, e vedete, io credo che anche l'Italia è di fronte a questa scelta. Uscire da una politica di destra, che è stata subalterna al dominio dei grandi gruppi finanziari nel corso di questi anni, che ha approfondito le diseguaglianze sociali, che ci ha portato nel vicolo cieco della crisi, e imboccare una politica di riforme, di sviluppo economico, di giustizia sociale. Non è qui la ragione vera della crisi in cui noi ci siamo trovati, ma questa crisi non nasce dal fatto che le famiglie italiane, ma anche francesi, ma anche americane per un certo periodo, non sono oggi in grado di consumare come nel passato. E questo non è forse il risultato del fatto che la ricchezza si è concentrata nelle mani di poche persone? Se il grande manager finanziario guadagna 20-30 milioni di euro, perché di questo si tratta, badate, e giustamente si solleva lo scandalo del finanziamento dei partiti, e io credo giustamente, con molta nettezza e coraggio, Bersani ha proposto di dimezzarlo, perché in un paese dove si fanno i sacrifici, tutti devono fare i sacrifici, anche i partiti. Ma vedete, poco si dice sul fatto che l'anno scorso, per esempio, 50 persone fisiche hanno guadagnato di benefit 130 milioni di euro in questo paese. E si tratta di persone che guidano aziende dove c'è la crisi, la cassa integrazione e la gente che viene licenziata. Perché di questi signori si parla di meno perché sono i proprietari dei giornali, di cui si parla volentieri male dei partiti, ma si dice poco su altre ingiustizie che ci sono in questo paese. E allora vedete, in un paese nel quale la ricchezza si concentra nelle mani di pochi, perché la rendita finanziaria non paga le tasse, perché il peso della fiscalità grava soltanto sul lavoro e sulle imprese, in un paese così è molto difficile la ripresa economica. Ma è proprio lì, se mi consentite, che passa il discrimine, non tra la tecnica e la politica, ma fra la destra e la sinistra, fra una politica subalterna agli interessi dei grandi gruppi finanziari, gli interessi forti del paese, e una politica che rimette al centro il lavoro, che ripartisce in modo più equo il carico fiscale facendo pagare di più la rendita e meno i lavoratori e le famiglie, che riduce le distanze sociali, che investe sulla scuola, sulla ricerca, sull'innovazione
e che crea le condizioni di una ripresa economica. Ecco, questo è il tema vero che occorre rimettere al centro del dibattito pubblico. Uscire da una lunga stagione dominata da una destra populista e ritornare ad una politica riformista che metta al centro il lavoro, che ridia una prospettiva al mezzogiorno, così come il centro-sinistra aveva cominciato a fare. Perché, vedete, anche qui abbiamo il dovere di ricordare la verità, sennò tutto diventa uguale. Quando noi siamo stati al governo abbiamo dato al mezzogiorno patti territoriali, contratti d'aria, prestito d'onore, credito non imposta per gli imprenditori. Andiamo a vedere che cosa è accaduto. Il 99, il 2000 sono stati gli anni in cui il mezzogiorno è cresciuto più della media nazionale, il PIL e l'occupazione. Poi è venuta la Lega Nord e Berlusconi e abbiamo avuto, il mezzogiorno è scomparso dall'agenda politica, abbiamo avuto le risorse del mezzogiorno dirottate verso altre finalità, abbiamo visto una destra meridionale tanto arrogante qui quanto completamente subalterna nella vita politica italiana. Li abbiamo visti sfilare a capochino e votare per dare i soldi del mezzogiorno per pagare le multe agli allevatori della Padania, perché Bossi voleva questo. Allora anche qui bisogna imprimere una svolta profonda nella vita nazionale, rimettere il mezzogiorno al centro di un progetto di sviluppo, cacciare per sempre la Lega, i suoi alleati dal governo del paese e ricostruire una prospettiva politica che unisca l'Italia e non che la divida come è accaduto nel corso di questi anni. Ecco perché, vedete, io credo che queste elezioni siano un momento importante, perché oltre a decidere del governo di tante città come la vostra, indicheranno anche una prospettiva per il paese e ci faranno vedere se da questa grande sofferenza sociale, da questa crisi, da questo sbandamento, il paese esce mettendosi in cammino verso una nuova prospettiva politica, quella per la quale noi lavoriamo, quella alleanza di forze progressiste ma anche di forze moderate democratiche che, isolando la destra e voltando pagina rispetto alla stagione di Berlusconi, ricostruiscano una prospettiva. Non c'è salvezza lungo la strada soltanto della protesta, della demagogia, del qualunquismo. Io ho raccontato anche poco fa, io mi sono sottoposto ad un duro esercizio al quale vi invito, soprattutto i più giovani. Vi mettete su internet e vi ascoltate un discorso di Beppe Grillo per capire. Io ho sentito un lungo pezzo del discorso di Beppe Grillo di qualche fabbrica, ha detto vanno chiuse perché sporcano, inquinano, bisogna uscire dall'euro, battute contro gli immigrati, un curioso impasto di cose diverse, di destra, di sinistra. Il debito pubblico, ha detto, non dobbiamo pagarlo. Un pazzo. Cioè, se uno mette insieme tutte queste affermazioni e legge che nei sondaggi questo qui ha l'8% dei voti degli italiani, io penso che c'è motivo sinceramente di allarmarsi, cioè è un segno inquietante di una crisi profonda. E devo dire che ascoltandolo sembrava di sentire un discorso di Bossi di 20 anni fa, tutti ladri contro gli immigrati, cioè qualcosa che il paese ha già visto, ha già sentito, una via di mezzo tra Bossi e il Gabibbo, per intenderci. E cioè, in fondo, il paese è stato governato negli ultimi 10 anni da Bossi e dal Gabibbo, cioè dal proprietario del Gabibbo, diciamo. L'abbiamo già visto tutto questo e abbiamo constatato dove tutto questo ci ha portato.
Lasciate che io dica, io capisco il sentimento dei cittadini che sono talmente arrabbiati che dicono sì, ma quel sentimento non indica una via di salvezza per l'Italia. Abbiamo il dovere di dirlo. E ripeto, ricorda quella stessa ondata antipolitica a cui abbiamo assistito all'inizio degli anni 90, quando ci dissero basta coi partiti, basta coi politicanti, bisogna mettere il governo nelle mani di chi sa fare, e chi meglio del grande imprenditore che era stato così bravo a diventare ricco, lui ci avrebbe fatto diventare tutti ricchi. E allora anche che cosa si diceva? Più pensioni, meno tasse, sembrava davvero che lui potesse fare la magia, perché appunto non era un politicante, ma il grande imprenditore. Abbiamo visto come sono finite le cose. Voglio dire, davvero una volta si può sbagliare, ma ributtarsi nello stesso tunnel del populismo, della demagogia, io credo sarebbe suicida per l'Italia. Vedete, la crisi della politica di oggi non è la crisi dei partiti, è la crisi dei non partiti, è la crisi di un paese nel quale purtroppo non siamo riusciti a ricostruire grandi partiti democratici in grado di selezionare la classe dirigente, in grado di educarla, come seppero fare i partiti, sino a quando i partiti ebbero la forza di farlo. Perché io l'ho conosciuto, sono vecchio e giustamente dicono che me ne devo andare dal Parlamento perché ci sto da tanto tempo, e ci sto effettivamente da parecchio tempo, ho fatto in tempo a vedere il Parlamento dei partiti, quello in cui si arrivava dopo una lunga trafila, perché il deputato della Democrazia Cristiana che arrivava lì era comunque uno che rappresentava i coltivatori diretti o gli artigiani, ne aveva conquistato il consenso, sapeva delle cose, rappresentava un pezzo della società italiana. O il deputato del Partito Comunista aveva fatto tante riunioni, tante sezioni, letto, studiato, si arrivava così. Bene, aveva quei difetti quel Parlamento, ma era molto meglio del Parlamento attuale, che è il Parlamento di chi? Di che cosa? Molto spesso sono anche bravissime persone, ma molti è un ceto avventizio di gente che è arrivata lì senza nessuna cultura politica, improvvisata, che vede nella politica un canale di promozione sociale, che ci arriva non per delle convinzioni, ma per delle opportunità. Ma da quale sezione di partito viene Scilipoti? Nessuno. È un esponente tipico di una certa società civile meridionale, lui fa l'agopuntore di mestiere, si direbbe un tecnico, il quale è arrivato lì sull'onda di una certa operazione, poi ha trovato lì qualcuno che gli ha offerto di più, uno che vede nella politica un canale, una via di promozione sociale, un sistema per sbarcare il lunario. Ora noi dobbiamo ricreare le condizioni invece perché vengano alla politica la parte migliore del paese, quelli che hanno delle convinzioni e non quelli che ci vengono soltanto per cogliere un'opportunità. E questa è la vera riforma della politica, ricreare le condizioni perché la politica sia luogo di formazione, di educazione, di impegno per gli altri. E in cui certo c'è anche l'ambizione personale, ma l'ambizione personale ritrova il rapporto con un progetto collettivo e non diventa trasformismo, come abbiamo visto nel corso di questi anni, ricerca di opportunità per sé. I paesi dove sono più forti i partiti sono anche paesi più forti. E io dico, scusate se lo ricordo, diciamo, in questo momento in cui qualcuno sembra voler dire che il paese sarà migliore se si libererà dei partiti e affiderà la democrazia a chi? La Germania, che è un paese più forte del nostro e che affronta meglio la crisi, è governata da forti partiti politici, che godono di forti finanziamenti pubblici, che educano la classe dirigente,
E la signora Merkel, io non condivido la politica della signora Merkel, ma come statista rispetto a Berlusconi è un gigante inarrivabile, non è una grande imprenditrice, è una funzionaria del Partito Democristiano Tedesco, che si è formata in un grande partito popolare e ha imparato a governare la cosa pubblica. Dove i partiti sono più forti, la società è più forte, questa è la verità nel mondo. Dove i sistemi politici sono più fragili, la gente sta peggio, è meno protetta, è meno difesa, si allenta la coesione sociale. Questo dice la storia del mondo democratico, non ce n'è un'altra. E quindi non c'è alternativa ad uno sforzo per ricostruire la partecipazione politica con serietà, facendo le riforme che sono necessarie. Lo ripeto, noi non vogliamo difendere un mondo di privilegi, noi vogliamo riformare. Abbiamo chiesto, il 14 maggio è all'ordine del giorno del Parlamento, la riforma del sistema di finanziamento per ridurre drasticamente i finanziamenti, per introdurre dei controlli, perché chiunque riceva denaro pubblico deve essere sottoposto ad un controllo rigoroso sull'uso che ne fa, che non consenta gli abusi vergognosi a cui abbiamo assistito. E soprattutto noi abbiamo chiesto che il meccanismo di finanziamento, di rimborso pubblico, sia integrativo di ciò che i partiti raccolgono dai cittadini. Perché i partiti non possono essere esentati dal dovere di chiedere ai cittadini un sostegno alla loro attività. Vogliamo cambiare la legge elettorale per consentire alla gente di scegliere da chi vogliono essere rappresentati. Vogliamo cioè riformare le istituzioni e vogliamo riformare la politica, ma anche per consentire alla politica di tornare a funzionare al servizio del Paese. Perché a questo non c'è una ragionevole alternativa. E lasciate che vi dica che il Paese ha bisogno di grandi partiti, a cominciare dal nostro, che dobbiamo rendere più forte. E anche l'amministrazione della cosa pubblica, sì, sindaco, io ho un grande rispetto per le liste civiche, che sono una forma importante di partecipazione dei cittadini, ma il sindaco di una città come Gioia del Colle, se anche espressione di grandi partiti nazionali, è più forte, perché il giorno che deve affrontare un problema di questa città, se lui sa a chi rivolgersi a Bari, a Roma, a Bruxelles, se è collegato ad un movimento politico che è una grande forza di governo, è anche più forte nell'esercizio delle sue funzioni di sindaco della città. C'è poco da fare. Perché questo è... E noi siamo la forza, vedete, cui compete la responsabilità di costruire una nuova prospettiva per il governo dell'Italia. Noi abbiamo scelto la via della responsabilità. Si dice, anche qui si dice che la politica è rincorsa del potere, delle poltrone. Se noi avessimo votato, anziché sostenere il governo Monti, noi saremmo al governo del Paese. Noi abbiamo detto no, accettiamo la responsabilità, è un momento difficile, il Paese rischia in una campagna elettorale di trovarsi in una condizione insostenibile, ci siamo messi sulle spalle l'onere di sacrifici di cui non portiamo la colpa, perché non eravamo al governo prima. E affrontiamo scelte impopolari senza neppure avere il vantaggio di stare nel governo. Onestamente credo che questa è la condizione in cui ci troviamo. Andiamo in giro a spiegare riforme dolorose, penso a quella delle pensioni, scelte difficili come l'IMU, di cui ci siamo presi la responsabilità, ripeto, senza essere stati quelli che hanno portato il Paese in questa crisi e senza avere neppure il vantaggio che ha chi sta al governo e dice stiamo al governo, ci prendiamo le responsabilità, ma abbiamo anche la responsabilità di governare.
Mi pare sinceramente che questa sia una dimostrazione di responsabilità che smentisce una certa immagine della politica come rincorsa del potere. Non abbiamo nessun potere in questo momento, solo responsabilità. E io credo che sia stata una scelta giusta, anche perché bisognava salvare l'Italia e bisognava immediatamente sgombrare il campo. Avevamo assolutamente bisogno di avere un Presidente del Consiglio presentabile, che quando andava a una riunione internazionale lo salutavano, gli davano una mano e chiedevano il suo parere, non come quello di prima che lo evitavano sinceramente. Quindi abbiamo fatto una scelta difficile ma utile per il Paese. Nello stesso tempo prepariamo la prospettiva per il futuro. Prepariamo la prospettiva oltre Monti, quando ci saranno le elezioni nel 2013, di una nuova guida politica dell'Italia. Credo che questo sia, diciamo, insieme responsabilità ma anche visione del futuro. Nella speranza, aggiungo, che una nuova guida politica dell'Italia si affermi nel quadro di un mutamento della politica europea. Non abbiamo atteso che Hollande vincesse al primo turno per scoprirlo, come tanta parte della politica dell'informazione italiana. Il 17 febbraio scorso siamo stati a Parigi con Bersani e in una grande manifestazione a conclusione di un seminario importante abbiamo lanciato il manifesto, un manifesto dei progressisti europei, sulla base del quale candidarci non soltanto al governo dei nostri paesi ma anche a guidare l'Europa su una strada nuova. Abbiamo chiesto che ci sia solidarietà contro la speculazione finanziaria. Guardate che il modo in cui l'Europa si è comportata di fronte alla tragedia della Grecia è stato vergognoso, perché con una manciata di euro si sarebbe evitato il tracollo della Grecia e bloccata la speculazione finanziaria. L'economia greca è il 3% dell'economia dell'euro. Abbiamo chiesto un'Europa solidale, abbiamo chiesto un'Europa che abbia grandi progetti di sviluppo e di investimento e non soltanto tagli. E io credo che il cambiamento politico in Europa stia venendo avanti. È finito il dominio della destra. Vedete, ora verrà la Francia, ma prima della Francia c'è stata la Slovenia, la Slovacchia, la Danimarca, paesi più piccoli, ma primi segnali di un cambiamento della stagione politica. Allora, questo è un progetto anche per il futuro dell'Italia. Superare l'emergenza, affermare un nuovo governo, imprimere una svolta a sinistra nella politica nazionale dal punto di vista delle scelte, dei valori e collegarsi ad una nuova prospettiva europea. E tutto questo, secondo me, non dico che si fa con il voto amministrativo, ma certo questo mese di maggio può cambiare lo scenario. E se alla fine di questo mese di maggio, diciamo, in Italia il centrosinistra, il Partito Democratico si affermeranno come la principale forza, come io credo tutto lascia pensare, non solo i sondaggi, ma anche insomma, quello che si vede sul terreno, pure tra mille difficoltà, ma insomma, alla fine non c'è un'altra offerta politica. E nello stesso tempo le cose cambieranno in Francia, io credo che lo scenario di qui a un mese sarà uno scenario profondamente diverso. E le cose si muoveranno nella direzione giusta abbastanza rapidamente. Ora mancano pochi giorni al voto e io credo, e questa è l'ultima cosa che voglio dire, e io credo che gran parte del risultato dipenderà dall'impegno e dalla mobilitazione dei cittadini. Vedete, che cosa ci dicono anche i sondaggi? Ci dicono che tra le persone che votano il centrosinistra ha una netta maggioranza, ma poi c'è tutta un'altra parte del nostro paese, un altro 50% degli italiani, che guarda con distacco, che si dichiara incerta,
una parte di questi dichiarano che non voteranno, e cioè noi registriamo una situazione in cui il campo politico è certamente dominato dal centro-sinistra. Il partito di Berlusconi è in caduta libera, ma c'è un enorme campo della non politica o del distacco dalla politica, che certamente è rappresentato da tantissimi nostri concittadini ai quali noi dobbiamo sapere parlare anche in questi ultimi giorni della campagna elettorale, per convincerli, per renderli consapevoli del fatto che non votare è un gesto di protesta che certamente otterrebbe un titolo sul giornale, ma il giorno dopo quelli che non hanno votato, dopo che uscirà un articolo sul giornale che dirà che è cresciuto l'astensionismo, tuttavia non avranno contato più nulla, nel senso che nei prossimi 5 anni governeranno quelli che saranno decisi da quelli che votano, non da quelli che non votano. Quelli che votano decidono chi governerà, quelli che non votano otterranno un titolo sul giornale. Basta. C'è poco da fare. La politica si occuperà della vostra vita, per forza. E quindi meglio che voi vi occupiate della politica. Secondo me sarebbe opportuno farlo tutti i giorni, ma in particolare nel momento in cui i cittadini hanno il potere di decidere con il voto. Quindi in questo momento è molto importante cercare di parlare con le persone. Io, vedete, noi purtroppo facciamo troppi comizi, secondo me. Io sono stato in questi giorni, ho fatto un lungo giro di campagna elettorale, e tra le cose più difficili ma anche più importanti sono stati i momenti in cui ho avuto l'occasione di parlare con la gente. Sono stato in una grande cantiere navale, in Muggiano, alla Spezia, e mi sono fermato a parlare con gli operai. E anche con gli operai arrabbiati. Molti erano arrabbiati. Arrabbiati per le nuove norme sulle pensioni, arrabbiati per tante cose. Arrabbiati anche per, secondo me, a volte con informazioni che non erano vere, diciamo, sui privilegi della politica, dei politici, ma insomma ci siamo ascoltati, ci siamo parlati, e nel dialogo con le persone io credo si fanno dei passi in avanti. Prezioso per noi, che ci rendiamo conto più da vicino dei sentimenti reali della gente. È importante anche per loro, che hanno l'occasione di porre una domanda e di ottenere una risposta. Ecco, questo è molto importante. Mai come in questo momento la politica deve ripartire da questa capacità dei cittadini di dialogare tra di loro, di approfondire i problemi, di raccogliere le ragioni del malessere e di costruire le risposte che insieme possiamo dare. Perché, vedete, al di là della crisi e dei mesi ancora difficili che abbiamo di fronte, noi dobbiamo scommettere sulla possibilità di questo paese di farcela. Noi dobbiamo puntare a ridare all'Italia il ruolo, la credibilità di cui questo paese ha goduto in tanti momenti della sua storia e che deve sapere riconquistare. C'è oggi un senso di frustrazione, la sensazione di un paese che sta scivolando, e invece qui ci sono energie, c'è cultura, c'è storia, c'è capacità imprenditoriale, c'è capacità di creare cose meravigliose che in altre parti del mondo tutti ammirano, e ritrovare le ragioni di orgoglio, di coesione, di speranza nel futuro. Fare in modo che i giovani migliori non se ne vadano più. Quanti, a me capita in giro per il mondo, quanti, ovunque, talenti che se ne vanno da un paese che sembra non avere più nulla da offrire loro. Questo è il senso di una sconfitta, sarebbe una sconfitta collettiva, non solo della politica, ma di un'intera generazione. Io credo che noi possiamo rovesciare questo destino. E penso che se questo paese si libera dalla demagogia, dal qualunquismo
e ritrova le ragioni profonde della sua forza, nel lavoro, nella cultura, sarà in grado di ritrovare il cammino e di offrire una possibilità alla nuova generazione. Questa è la sfida, badate. Altrimenti sarà, ripeto, sconfitta un'intera classe dirigente, non soltanto i politici, sarebbe un alibi troppo facile. Oggi insieme ce la possiamo fare, ricominciando dalla democrazia che ha il suo anello fondamentale nella dimensione propria, del comune, della comunità. Vedete, io non invidio chi si candida a fare il sindaco in un momento così difficile, perché c'è poco da fare. Il sindaco è il primo interlocutore dei cittadini. La porta del sindaco è quella a cui si bussa, a volte per chiedere ciò che il sindaco può fare e molte volte per chiedere al sindaco ciò che il sindaco non può fare, ma tuttavia il sindaco non può chiudere la porta in faccia. E quindi diventa, a mio giudizio, un protagonista essenziale del rapporto democratico. Ma proprio per questo c'è bisogno di sindaci autorevoli, che sappiano guidare una comunità, che sappiano dare delle risposte, che sappiano dare speranza, che sappiano quando non spetta a loro dare quella risposta, che sappiano a chi ci si deve rivolgere. Da qui si riparte per ricostruire un rapporto di fiducia democratico e per ricostruire un destino comune degli italiani. E poi nei mesi che verranno, piano piano, ci lasceremo alle spalle persino la memoria dell'epoca burlesca dell'onorevole Berlusconi e ritroveremo le ragioni della serietà e dei valori che devono dare un senso alla politica e al destino di una nazione. Io credo che ce la possiamo fare e credo che in queste difficili giornate il Paese comincia a ritrovare il senso del suo futuro e se tutti insieme ci impegniamo con passione, io credo che vinceremo questa sfida. Grazie. Thank you.